Nessun ribaltone in casa Olbia, dove prevale la linea della continuità con la conferma del tecnico Occhiuzzi, arrivata ieri da parte del direttore sportivo Tommaso Tatti. Nel corso di una conferenza stampa, infatti, il DS gallurese ha cancellato le voci che parlavano di un esonero del tecnico, confermandogli invece la fiducia della società. Il mercato invernale, chiuso da pochi giorni, sarà l'arma in più dei bianchi alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'arrivo in particolare dell'ex Cagliari Dossena regalerà esperienza alla squadra e fin dalla prossima gara col Fiorenzuola, in programma domani, ci si attende un radicale cambio di rotta. Mi dispiace per questa sconfitta perché sicuramente avevamo bisogno di questi punti, però io, come detto prima, sono molto, molto fiducioso nella squadra, molto fiducioso nel mister. E quindi speriamo già da sabato di poter fare un'ottima, una buona prestazione a Fiorenzuola. Con Occhiuzzi, perché l'ha dimostrato sul campo, è normale che se andiamo a vedere i risultati, la classifica, ci dice tutt'altro, però per come si sta esprimendo la squadra, sinceramente non ce la sentiamo di cambiare allenatore, non ce la sentiamo perché abbiamo visto che la squadra, come ho detto prima, ha giocato a viso aperto a Reggio Emilia, mentre l'anno scorso forse siamo stati fortunati a vincere a Modena, quest'anno dico che a Reggio Emilia se avessimo vinto noi non ci sarebbe da dire nulla, quindi dico Reggio Emilia per dire altre partite. È normale che adesso, se andiamo ad analizzare, mancano i punti, quindi non deve essere secondo me un giudizio di pancia ma di testa. E secondo me la cosa più giusta è continuare con Mister Occhiuzzi.